Molto, molto. Ed è divertente. Molto. Ed è anche per questa ragione che questa mattina abbiamo invitato nel nostro bellissimo studio all'aria aperta la squadra di Disc Dog di Made for Dogs con Marco Pianelli e questa bellissima rappresentanza per spiegare a tutti voi che è possibile divertirsi anche in questo modo con il proprio animale domestico e fare sport, giusto Marco? Esatto. Perché è uno sport, certo. È uno sport cinofilo. Il Disc Dog è uno sport cinofilo che è nato nel 1974 negli Stati Uniti e sebbene abbia quasi una cinquantina di anni è in continua evoluzione, quindi è una disciplina che si basa principalmente sul rapporto che andiamo a costruire insieme al nostro cane e sulle competenze che possiamo dargli attraverso l'utilizzo del disco oppure attraverso l'utilizzo di premietti, giochi. E noi abbiamo distance, freestyle, diverse modalità di Disc Dog. Sì, esatto. Essendo uno sport ovviamente abbiamo le competizioni e queste competizioni hanno due tipologie diverse di disciplina. Abbiamo il distance che è basato sull'utilizzo di un singolo disco, lancio lungo su un campo tracciato, a seconda della zona in cui il cane va a effettuare la presa viene attribuito un punteggio ed è una sessione a tempo, quindi a seconda del formato di gara che andiamo a scegliere abbiamo o 60 o 90 secondi. Il freestyle è anch'esso una competizione a tempo, ovviamente credo che sia la componente più conosciuta del Disc Dog, è giocata su base musicale, quindi abbiamo questa breve routine da 90 o 120 secondi in cui su base musicale andiamo a mostrare tutti quelli che sono gli elementi che abbiamo costruito con il nostro cane. Gli elementi possono essere a distanza, noi vi abbiamo fatto vedere dei lanci lunghi, ma possono anche essere elementi fatti vicino a noi, quindi abbiamo fatto vedere dei volti in cui il cane usa il nostro corpo come trampolino, degli over in cui lo usa come un ostacolo, delle situazioni in cui ci sta in braccio. Allora, tutti possono fare Disc Dog? Sì, il Disc Dog è una disciplina chiaramente adatta a tutti i cani in buona salute ed è adatta a tutti i conduttori in buona salute che hanno voglia di mettersi in gioco, di imparare a lanciare il frisbee. Proprio perché noi ogni domenica spieghiamo esattamente ai nostri telespettatori come possono fare, io ora ti chiedo di fare un piccolo tutorial, magari Stella può essere una brava volontaria, sì, visto che già gioca a frisbee, per insegnare anche ai nostri telespettatori i rudimenti. Le faremo fare un piccolo lancio a Bella, che è appunto la nostra border collie. Allora, forza Bella! Tieni pure Stella! Bella. Allora, questo è il vostro frisbee, sì, perfetto, quindi Bella è pronta, le facciamo, sì, la coccola prima? Sì. Bella, giochiamo con te, eh? Le coccole, okay, sono sempre benvenute. Allora, uno, due, yes! Ale! Vai! Vai a coccolarla, Stella, brava Bella! Molto divertente, molto facile e molto bello. E quindi io lascio Stella coccolare Bella e vi ringrazio Grazie Made for Dogs per essere stati con noi. Che cos'hai da dire? Hai ragione, anche lei vorrebbe giocare. Adesso le vostre mamme e i vostri papà vi fanno giocare. Io intanto, Marco, non do un servizio molto divertente. Abbiamo chiesto agli italiani lo scatto più curioso che hai fatto al tuo piccolo amico.